In realtà noi abbiamo cercato attraverso quel famoso protocollo di evitare proprio questo, di arrivare a un bando della prefettura che alla fine dovrà imporre dell'accoglienza in alcuni territori. Devo dire che ce l'aspettavamo, nel senso che gli arrivi sono continui. Questa volta però la posizione del Comune di Treviso nei confronti della prefettura, e non vuole essere assolutamente polemica perché ne ho parlato serenamente col prefetto, è una chiusura nei confronti della disponibilità della caserma Serena, che oggi conta già 520 persone, che noi riteniamo eccessive e che rischiano di creare un problema sociale all'interno della struttura, ma anche all'esterno, con disagi evidenti che stanno cominciando a essere segnalati dalla comunità. Quindi Treviso ha dato, e adesso capisco le difficoltà del prefetto, però dovrà trovare altre situazioni, in attesa però che venga messa la parola fine a questo grande flusso di migranti provenienti dall'Africa, perché era stato anche promesso in campagna elettorale dalla Premier Meloni, e quindi è giusto che si dia continuità a quelle promesse. La gestione non deve ricadere nei territori. Treviso sta già facendo tanto, sta già facendo anche troppo, e quindi la caserma Serena non è più a disposizione, fermo restando che però è un immobile dello Stato, e quindi la parola del sindaco conta fino a un certo punto. Però da questo punto di vista mi appello alla serietà del prefetto, che si è sempre dimostrato di parola e molto serio e responsabile, e anche lui è consapevole che Treviso ha già dato rispetto agli altri comuni. I bandi erano già stati fatti a marzo, però, E e non sono hanno andati avuto deserti. risposta. Se succedesse la stessa cosa di qui a fine agosto, la situazione tornerebbe ad essere quella di precedenza, per cui mancano posti anche in virtù di un decreto Salvini che ha tagliato l'accoglienza diffusa e quindi favorito l'apertura di nuovi centri più grandi che però nessuno vuole aprire nel proprio territorio. Ma in realtà il taglio dell'allora ministro Salvini, che ricordo però aveva portato un progressivo svuotamento della caserma Serena, perché con Salvini ministro eravamo arrivati a 180 persone all'interno della struttura, e lo svuotamento continuava progressivo, seppur lentamente. Però devo dire che il lavoro di Salvini aveva portato dei risultati importanti, e poi aveva tagliato, da un punto di vista delle risorse, l'accoglienza diffusa, perché troppe volte ci siamo trovati a parlare anche di associazioni del territorio che speculavano sull'accoglienza, cosa che non è corretta nemmeno quella. Quindi a fronte di guadagni eccessivi, e abbiamo tutti quanti degli esempi da portare, e non mi riferisco di certo alla Caritas, alle parrocchie, ma c'erano delle cooperative private che sulle spalle di questi richiedenti asilo si erano arricchiti. Ecco, Salvini ha voluto mettere la parola fine agli speculatori, e ha cercato di riequilibrare quelli che sono i costi di gestione di un'accoglienza che in quel momento stava diventando un business per pochi. Quindi Però mancano posti, oggi mancano posti, però noi ci siamo messi a disposizione del prefetto per cercare di sensibilizzare anche i sindaci, però poi è facoltà dei sindaci individuare dei luoghi o capire se c'è la volontà. Diversamente il prefetto sarà costretto a imporre delle location, magari attraverso le tendopoli, cosa che noi avremmo voluto evitare. Quindi c'è il rischio tendopoli anche qui da noi, si dovesse andare deserto questo bando. Il termine è il 28 di agosto, neanche Beh, una da qualche giornata. parte queste persone devono essere accolte, e quindi soluzioni alternative io non ne vedo. Cioè, io continuerò a lavorare per evitare le situazioni come Cona, Bagnoli e purtroppo Caserma Serena, che non è ancora tornata ai numeri di 7-8 anni fa, però sono numeri comunque già preoccupanti e comunque già oltre i limiti consentiti. Quindi Treviso ha già dato, e io disponibilità non ne do più. Il Treviso è anche l'unica provincia che ha ben due centri ministeriali, mentre altre province del Veneto non ne hanno nemmeno uno perché li hanno chiusi. Forse un appello potrebbe essere fatto anche a livello regionale, dicendo ogni provincia riapra il suo. No, io posso portare la mia esperienza da sindaco di una città a capoluogo che ha in capo un grande centro di accoglienza, con tutte le opportunità e anche con tutti i disagi, perché insomma i confronti con la comunità li faccio io, ma li fate anche voi, e sentite qual è l'umore della gente, che è molto preoccupata. E quindi io sono chiamato a tutelare la mia comunità e dico basta. È evidente però che quando chiudiamo un portone, da qualche altra parte queste persone devono essere messe, e ricordo che questa accoglienza deve essere caratterizzata da una parola che si chiama dignità, perché gli effetti e le chiusure che stiamo vivendo in questi giorni sono anche frutto di
gestioni sregolate, improvvisate del passato che non hanno di certo avvicinato le parti sociali.